Ecco, adesso andiamo a vedere come si fa un vetro per il contachilometri. Ecco, io ho preso un piccolo vetro da 2 mm di spessore. Vado con un pennarello che scrive indelebile sul vetro, io in questo caso una sorta di univosca. Fatto il segno, aspetto un po' che asciughi, ok? Aspetto un pochino che asciughi, poi lo giro in questo modo e vado a tagliare. Questo è un taglierino in diamante, buono, abbastanza buono. Il trucco per tagliare un vetro di questo tipo è questo, ma bisogna innanzitutto appoggiare all'interno del segno, perché altrimenti viene troppo largo, e quando si va a tagliare si gira, ecco, tenere premuto in questo modo, sempre alla stessa pressione. Sentite come si taglia? Ecco, finché sentite il rumore del taglio significa che va bene, significa che sta tagliando. Altrimenti, se non si sente rumore, significa che non sta tagliando. Ecco, l'unico segreto è andare avanti fino a che non si arriva al punto in cui si è partiti. In questo caso, questo. Ecco, fatto ciò, bisogna fare dei piccoli taglietti dall'interno verso l'esterno e poi si va a battere da sotto rispetto al taglio che abbiamo fatto. A venire in su, da sotto in su, si batte lungo tutto il taglio. Allora, perché ho fatto questi taglietti laterali in fuori? Perché permettono al vetro di allentarsi e quindi di non premere troppo sul taglio, e quindi non permettono al cerchio di rompersi all'interno. Ecco, tutto il segreto è questo. Bisogna avere abbastanza pratica, e il diamante deve essere sempre abbastanza umidificato o quantomeno oliato. Vedete, questo è un serbatoio per l'olio, e premendo esce quest'olio che è qui dentro. E oppure bisogna tenerlo, insomma, diciamo, oliato per permettere al diamante di scorrere liberamente. E una cosa importante è che il vetro deve essere sempre pulitissimo, senza polvere, altrimenti non taglia. Ecco, come potete vedere, piano piano si sta formando una crepa che gira tutta intorno al vetro. Ecco, sta iniziando a rompersi. Sempre di più, finché, vedete, sta rompendo le parti esterne. Il trucco è quello di battere bene finché sogni di laurearti. Università Niccolò Cusano. Potete vedere, si sta rompendo psicologia, scienze politiche, scienze della formazione, tutta la parte esterna. Ecco qua. Il cerchio è fatto, come potete vedere. Cosa aspetti? Le iscrizioni sono aperte. Ecco. Visita il sito unicusano.it o chiama il numero verde 800. Questo ovviamente va sopra. E poi va incorniciato con la propria cornice. Siamo le scelte che facciamo.